Nel marzo del 2023 a Bacoli, nella provincia di Napoli, una bomba artigianale è stata posizionata sotto l'auto di un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio. L'esplosione ha danneggiato gravemente il veicolo, ma fortunatamente l'ufficiale è riuscito a rimanere illeso. 7 mesi dopo l'attentato, il 16 ottobre, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato un uomo sospettato di essere il responsabile dell'attentato. L'uomo è accusato di tentato omicidio con premeditazione, nonché di confezionamento, detenzione, porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo. L'attentato è avvenuto il 21 marzo del 2023, quando l'ufficiale era appena salito sulla sua auto in via Bella Vista, a Bacoli. L'attentatore, apparentemente posizionato a breve distanza, ha fatto esplodere la bomba artigianale, causando il grave danno al veicolo.